Spetterà alla Cassazione mettere la parola fine ad una delle vicende giudiziarie più complesse degli ultimi anni. Il 24 settembre, tra meno di una settimana, gli ermellini dovranno decidere sulla pena a 15 anni di carcere, inflitta in appello a Pierpaolo Bregamassone, chirurgo pavese della clinica Santa Rita di Milano. Il filone del processo è quello che riguarda la morte di 4 pazienti di Bregamassone, operati nonostante la loro età avanzata. In primo e secondo grado, al medico venne inflitto l'ergastolo per omicidio volontario, ma nel 2017 la Cassazione ordinò la ripetizione del secondo processo d'appello e nel 2018 la nuova Corte derubricò l'accusa a omicidio preterintenzionale, infliggendo a Bregamassone 15 anni di carcere. Nessuna delle prove raccolte supporta l'ipotesi di morti volontarie, sottolinearono i giudici dell'appello bis nelle loro motivazioni. La Procura Generale, però, ha voluto insistere con la contestazione di omicidio volontario e per questo ha presentato ricorso in Cassazione. Giovedì prossimo i giudici romani potranno quindi annullare nuovamente l'esito del processo d'appello o confermare l'ultimo verdetto a 15 anni di carcere. Bregamassone era stato già condannato a 15 anni e mezzo di reclusione in un altro filone del processo per lesioni e truffa. Rinchiuso nel carcere di Opera nel 2008, aveva scontato 11 anni e dopo aver ottenuto dei permessi premio per svolgere ore di volontariato alla Caritas di Pavia, aveva infine ottenuto i domiciliari nel gennaio scorso. Se la Cassazione dovesse confermare la seconda condanna per Bregamassone, la pena complessiva dovrà essere necessariamente ricalcolata.